Vi siete mai chiesti se è legale portare il proprio kart sul portapacchi della macchina? Così com'è, è illegale. Sì, esatto, non sono impazzito o sto dicendo cazzate. È vero, è illegale portarlo così com'è. Perché per le autorità ruote e motore fanno di questo affare un veicolo a tutti gli effetti. Pertanto portarlo sulle barre portatutto di una macchina non è consentito. Inoltre, il peso di un kart è di 100 kg, quindi le barre portatutto hanno una portata solita di 40 o 60 kg come nel nostro caso. E già il motore che ne pesa una trentina più l'acqua e tutto il resto vanno a essere fuori peso. Quindi, come dobbiamo fare per poter portare il nostro kart sul tetto? Dobbiamo togliere appunto il peso in eccesso, motore e ruote, così che lo possiamo portare in sicurezza e tranquillità senza aver paura delle autorità. Dove una delle cose fondamentali, soprattutto quando sei da soli a lavorare su un mezzo, è capire come caricarselo sul carrello da soli. Allora, vedete? Lo mettete uno sotto il motore e uno dietro al barbiglios. E poi ve lo mettete così e basta tirare giù e il kart sale su. Ora, stiamo parlando di un kart a marce, quindi le cose da smontare sono parecchie. Abbiamo la leva del cambio, la frizione, poi vabbè, dobbiamo tirare via catena, marmitta che rimarrà sul kart, dobbiamo togliere il carburatore. Dobbiamo togliere la tuberia della benzina, dobbiamo togliere qualche sonda. Beh, dai, non sembra dover essere così lungo e complicato. Prima cosa, assolutamente, dobbiamo tirare via l'acqua. Strumento indispensabile per fare karting, il tiramolle. Senza questo è un casino. Questo kart qua c'è un po' di calcare, eh? Ecco perché bisogna sempre togliere l'acqua quando si lascia il kart fermo tanto tempo. Cioè, andiamo, per togliere la catena bisogna andare a cercare, cioè la falsa maglia, che se è messa bene è messa dalla parte opposta del motore, e infatti è messa bene. Vedete, questa qua è la falsa maglia. Per toglierla è molto semplice. Marcia, cacciavite a taglio, spingere, ruotare. Tirare via e questo pezzettino e poi sfilare la maglia e la catena. Allora, ecco la nostra catena. Per fare questo lavoro di disassemblaggio mi conviene sempre avere una scatola dove andare ad apporre tutta la roba che smontate, così che non la perdete. Importante invece non lasciare le fascette, perché queste qua, se no, se le lasciate sul tetto della macchina potete dirgli tranquillamente addio. Questa la rimettiamo qui e continuiamo. Allora, mi ha detto che dobbiamo togliere la marmozza. Togliamo anche il carburatore. Qui abbiamo più spazio di manovra.
Poi prendiamo un pezzo di carta e lo mettiamo dentro il pacco lamellare, così che non ci entri la merda. Prima di togliere la frizione mollerei il motore. Per mollare il motore è molto semplice, ci sono queste quattro viti e bisogna toglierle. Ora cosa manca? Cosa collega ancora il nostro motore? Sicuramente la pompa benzina. Tubo benzina a posto e già che ci siamo, svuotiamo il serbatoio. Ovviamente questa operazione porta via alcuni vantaggi e alcuni svantaggi. Allora, gli svantaggi sono sicuramente la sbatta di fare tutto sto lavoro che è una palla mondiale. I vantaggi invece sono quelli che sicuramente ogni volta avrete un kart con il serbatoio vuoto, senza acqua e quando avete tutto smontato potete pulirlo sempre, quindi potete manutentarlo molto meglio. Inoltre, una volta arrivati in pista, quando avete il kart in mano, potete essere sicuri che sia tutto serrato a dovere e quindi non rischiate di entrare in pista con il kart che perde i pezzi. Ora, tiriamo via il cambio. Allora, l'ideale sarebbe togliere questo che è un po' più semplice e veloce. Allora, il nostro kart è quasi pronto. Adesso dobbiamo fare tre cose importanti: togliere anche le ruote, sistemare i cavi penzolanti, tutti in uno stesso sacchetto, in modo tale che non si bagnano e non si muovono, pulirlo perché fa cagare, e sistemare i pezzi smontati per un rapido rimontaggio. Molto semplice. Allora, per proteggere la ghigliottina e il resto, ho messo questo sacchettino, che è un ex reggicasco, e ora togliamo tutta la bulloneria. Vi starete chiedendo perché non togli direttamente il mozzo? Ottima domanda, se non fosse che rimettere questi mozzi esattamente dove erano è una gran rottura di coglioni, per cui è molto meno stressante fare la rimozione dei bulloni delle ruote piuttosto che poi andare a dover rompersi le palle con i mozzi ruota, perché in che modo sono rotto i coglioni? È vero che io adesso sto togliendo 3, 6, 9, 12 bulloni, però andare a rimettere il fusello che ha 1, 2, 3, 4 bulloni esattamente lì, alla distanza giusta, eccetera, eccetera, come ho messo adesso, è una rottura di cazzo ancora più grande. Quindi molto più veloce togliere i 12 bulloncini da 10. Cerchiamo di non sconderci la marmitta qua, eh. Poi andiamo, non c'è la marmitta e piangiamo. Anche qua vi verrebbe da metterveli sulla sale. Ve lo sconsiglio perché metti che vibra in macchina e poi arrivate su, vi manca un bullone e bestemmiate. Oh, e quanto bestemmiate! Molto. E voilà, il nostro kart è pronto per essere caricato sul tetto in sicurezza. Perché adesso è molto più leggero, peserà adesso sì e no una cinquantina di chili e siamo tranquilli per fare il nostro viaggio. Bene, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Se vi piacciono i contenuti sui kart, fatemelo vedere condividendo, commentando, eccetera, eccetera. E adesso sapete come portare legalmente un kart sul tetto e senza rischi. Grazie di aver guardato, lasciate appunto un iscritto, un like se vi è piaciuto e noi ci vediamo.
al prossimo video, che sarà quello della giornata in pista col kart. Io al giorno ho quasi sui tuba. Ora dimmi che cosa vuoi di più, ah. Contenuti e varietà, altro che arrotino, bro. Qui c'è un asino, ci dà, ah. Da notte rotonda e cotta, il preferito BMW 30 e parte posteriore. Liguria la regione del tuo test preferito. Attiva le notifiche, schiaccia pollicione, ah. Yeah. Asino, 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 corse.